Ciao ragazze, bentornate nella mia rubrica interamente dedicata al mondo della moda. Oggi vorrei parlare con voi di alcuni dei trend di questa estate 2015. Anche questa volta inizio proprio dai capelli, perché anche questa volta mi trovate con un cambio look e sì, infatti li ho tagliati, ecco che torna di moda il caschetto per renderlo attuale. Devono essere scalati in modo tale da essere molto leggeri e quindi anche facili da portare mossi, per essere portato praticamente un po' più lungo davanti, però attenzione, non esageratamente lungo rispetto alla nuca, perché in questo caso avremmo il caschetto che si usava qualche anno fa. Per renderlo attuale dobbiamo avere praticamente solamente le punte un po' più lunghe, però sicuramente le vostre parrucchiere saranno al corrente, insomma la mia ha capito al volo, e comunque sia le ho mostrato alcune foto, in particolare questa di Taylor Swift a cui mi sono ispirata, che poi è diventata anche un po' la nuova icona di stile. Anche lei ha avuto questo cambio di look radicale e a me personalmente piace molto. Continuano a portarsi anche questi giochi di luce e ombra, che però non è più chiamato chatouche ma bronze, perché abbiamo un'unione di brown e blonde, quindi di castano e di biondo, e anch'io infatti ho dato un po' di luce alle lunghezze schiarendoli. Ora ragazze, diamo uno sguardo al fashion, agli abiti, e iniziamo dalle gonne. Sono molto attuali queste gonne a corolla, anche di varie lunghezze. Io ne ho viste di molto molto carine da Max & Co, ma anche da H&M. E questa sono io in un camerino con un total look H&M. E insomma sono molto molto carine e perfette per essere portate o con una semplice t-shirt bianca, magari anche un po' crop, ma di solito sono portate, a me piace molto, con una camicia di jeans infilata all'interno. Se le vogliamo rendere più elegantine le possiamo portare con un sandalo o con un tacco, o se no molto molto casual chic con le scarpe da tennis bianche, che comunque rimangono un trend anche in questa stagione. Poi un altro pezzo cult di quest'estate sono i culotte pants, quindi questi pantaloni un po' particolari a vita alta, molto larghi e decisamente corti, che arrivano insomma al polpaccio, quindi questa lunghezza un po' inusuale. Se vogliamo essere glam in questa stagione, questo è sicuramente uno dei capi principe da avere nell'armadio. Uno degli stili più visti, ragazze, in queste collezioni estive è senza dubbio quello. Infatti vediamo numerosi kimono in vari negozi, ne ho visti un sacco da H&M, e sono un'idea molto carina anche per essere portati in spiaggia, magari per sostituirli al solito prendisole. E li troviamo in diverse fantasie, in colori molto vivaci, meglio se floreali magari, e anche adornati con frange, pompon e nappine. Molto carini abbinati anche ad un pantaloncino. Se vogliamo essere chic, eleganti anche in spiaggia, soprattutto per un aperitivo, rimane perfetto il costume intero. Quest'anno lo troviamo maggiormente con il monospalla. Comunque, se non vogliamo rinunciare al costume, al bikini, quest'anno spopolano quelli con i volant, anche in questo caso monospalla. Un altro must per essere impeccabili in spiaggia è il cappello di paglia a falda larghissima, e io ne ho visto uno, penso anche voi, perché si faceva notare da H&M, ed è davvero enorme. E ragazzi, soprattutto ora che è sconto, potete approfittare così per arricchire il vostro look, visto che adesso viene solamente 10 euro. Immancabili occhiali da sole, rigorosamente a lente rotonda e specchiata, magari rivisitati come i miei, che sono un po' a punta, quindi un po' a gatto, che sono quindi molto molto femminili,
e decisamente particolari. Il volume della borsa in voga quest'anno è decisamente piccolino, infatti vanno di moda queste clutch, soprattutto quelle con la chiusura in metallo. La troviamo in vari colori e anche in questo splendido color block come ci propone Furla. Però ragazze, ci sono anche di marchi decisamente low cost come queste di H&M. Per quanto riguarda le scarpe, sono molto in voga i granchietti che magari molte di noi usavano da piccole. Visitati e li ho visti sia in boutique, quindi molto costose, ma anche in negozi più accessibili come ad esempio Bata. Dicevo rivisitate e quindi magari con la suola in corda e la parte superiore tempestata di brillantini, quindi perfetti per la città. Per quanto riguarda i bijou, non c'è dubbio, stanno spopolando le nappine, come questi orecchini che trovate a circa 10 euro da Bijou Brigitte. Come vedete hanno delle nappine giganti, perché questo è assolutamente il trend, uno dei trend principe di questa stagione, soprattutto per quanto riguarda appunto i gioielli, ma poi li vediamo applicati anche ad alcuni vestiti, accessori, e li possiamo trovare davvero di tutti i costi e per tutti i costi e per tutti i gusti, e come questi stupendi bracciali delle Carose. Potete trovarli sia singoli a 19 euro o comunque tutti insieme e vengono all'incirca 55 euro. Per quanto riguarda il trucco, torna di moda questo arancio corallo, infatti vedete anch'io ne sono truccata in questo modo. Questo che indosso è un duo di Cuba della nuova collezione, quella proprio estiva, che appunto è basata tutta sui toni del corallo, e anche per quanto riguarda lo smalto, fa parte di questa collezione ed è uno dei kit che potete trovare all'interno di essa. Però ne trovate anche di simili, infatti ho trovato un dupe praticamente di questo smalto da H&M a soli 99 centesimi. Infine, l'ultimo tocco super glam, super trend quest'estate è il tatuaggio. Tatuaggio ovviamente quelli irremovibili, quelli insomma gli stickers, che sono di gran moda e danno davvero un tocco in più all'outfit, e li troviamo in oro oppure argento, e quindi possono un po', possiamo giocare con questi tatuaggi, possiamo abbinarli al nostro look come più preferiamo. Bene ragazze, grazie, questi sono alcuni dei trend di quest'estate, quelli che mi piacciono di più. Voi come al solito fatemi sapere quali sono i vostri preferiti. Io vi saluto, grazie per essere state con me e al prossimo video. Ciao ragazze!